un graditissimo ospite, un super professionista del settore, ciclemercati.it, il suo riferimento. Grazie per essere qua, a Francesco Caruso. Buongiorno, grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Certo, beh, intanto bisogna dire che da molti mesi la partita viene giocata di fatto da una squadra sola, perché in realtà l'unica squadra che sta giocando in campo è quella dell'Equity, perché la squadra di Bond è totalmente inefficiente e inefficace. È inefficiente perché non genera rendimento, è inefficace perché oltretutto in questo momento il prezzo sta scendendo. Quindi chiaramente tutto il concetto dei portafogli bilanciati, equilibrati, eccetera, eccetera, è tutto in profonda fase di revisione. E questo fa parte anche di questo movimento univoco verso i mercati azionari, verso le borse, verso gli indici, in particolare verso gli indici più efficienti. Noi sappiamo che i re dell'efficienza sono fondamentalmente tre: sono lo Standard & Poor's, il Nasdaq e l'MSCI World. Questi sono i tre indici di gran lunga più efficienti del mondo. Sono delle macchine da guerra, non sono degli strumenti passivi, ma sono in realtà degli strumenti attivi perché vengono comunque costantemente sottoposti a un reshuffling dove tutto quello che è obsoleto e che non va bene esce o viene comunque sottopesato e tutto quello che invece è molto forte entra e viene sovrappesato. Allora, io adesso volevo far vedere, non so se sono in condivisione dello schermo. Sì, Ecco, assolutamente. allora faccio vedere alcune cose che secondo me sono interessanti. Intanto qua vedete il price earnings di Schiller e vedete che sta arrivando sugli stessi livelli del 2000. Ormai è molto più alto di quanto era nel 2008, è molto più alto di quanto era in tutte le altre fasi di mercato e è molto più alto anche di quanto ci fu il famoso top del 1929. È ovvio che adesso questo, come per molti altri indicatori macro, viene tacciato di essere obsoleto. Io vi devo dire, avendo vissuto 30 anni di mercati operativamente, quindi come gestore, come asset manager, all'inizio come trader, che questo discorso dell'obsolescenza degli indicatori l'ho sentito fare N volte. Ogni volta ho sentito dire ma è obsoleto, non vale, non vale più, e invece poi alla fine c'è sempre un red reaction sul mercato. Questo è un altro indicatore che è quello famoso preferito di Buffett, cioè il market cap del mercato azionario contro il GDP. E vedete che anche qua siamo andati completamente fuori scala, siamo alla seconda deviazione standard, che è già tantissimo per un indicatore del genere. E ovviamente siamo sui massimi storici, abbiamo strabattuto qui invece ancora più che quello prima di Schiller, il top della bolla di internet. Qui invece vediamo una cosa interessante che si vede poche volte, che sono sicuro che Tony, che sta guardando, apprezzerà particolarmente. Questo è lo spread tra l'S&P 500 e il T-bond trentennale americano. Ora, cosa significa? Significa che quando questo spread sale, la borsa ovviamente sovraperforma fortemente il mercato obbligazionario e questo può accadere per due motivi fondamentalmente, perché la borsa sale e il bond sale di meno, oppure come negli ultimi mesi, perché la borsa sale e il bond scende. In teoria potrebbe accadere anche perché la borsa scende e il bond scende ancora di più. Ma quello che è interessante vedere è come applicando una Bollinger Band di lunghissimo periodo a questo spread, che vedete che parte dagli anni 90, in realtà potremmo anche vederlo più lungo, ma ci limitiamo a questa parte. Noi siamo andati per la prima volta fuori dalla terza deviazione standard di lungo periodo. Cosa significa? Significa che questo spread, oltre a rappresentare un raddoppio del mercato azionario nei confronti del mercato obbligazionario americano considerato più safe, cioè quello di lungo periodo trentennale, è andato
via, completamente fuori da ogni tipo di logica. E attenzione, perché lo stesso tipo di discorso noi lo possiamo verificare anche sull'S&P 500. Questo è lo stesso tipo di logica di grafico, quindi una Bollinger di lungo periodo, in questo caso applicata a livello settimanale, non mensile come era prima, ma vedete che anche qui stiamo andando a raschiare la terza deviazione standard di lungo periodo, laddove l'unica altra volta, ripeto, l'unica altra volta negli ultimi 20 passa anni in cui è stata raschiata questa deviazione standard, è stato a gennaio del 2018, che poi fu seguito da questo calo che a voi probabilmente non dice nulla, a Tony, a chi l'ha vissuto in prima persona, dice sì qualche cosa, perché fu una botta tremenda che arrivò tra un venerdì e un lunedì, dove il mercato si prese un'imbarcata, soprattutto di volatilità, ci fu un picco di volatilità fortissimo. In questo momento c'è compiacenza, c'è una enorme compiacenza da tutte le parti, tutti gli indicatori ufficiali di sentiment sono in prolungata fase di compiacenza. Però, come vi dicevo, la questione è che sta giocando solo una squadra. Ma Tony, nella sua dissertazione trottistica, ha centrato un punto fondamentale, cioè mai mettersi contro l'efficienza. Questi indici hanno dimostrato di avere un'enorme efficienza e quindi è veramente inutile cercare di mettersi contro. Tra l'altro, una delle cose che io insegno nei miei seminari e che spargo, cerco di dire da 25 anni, è che se mai uno ha ragione su uno short, bene, mai deve farlo sullo Standard & Poor's e sui mercati americani, perché sono dei mostri di efficienza e sono praticamente ingestibili dal punto di vista dello short, tranne che in pochissime occasioni. E anche quelle poche occasioni non rappresentano un payout sufficiente per cercare di tentare di fare questo, ma al limite sono delle opportunità per andare a fare il contrario, cioè per andare a fare il buy the dip. Chiaramente bisogna avere gli strumenti adeguati per farlo. Non so se tu hai ancora davanti il grafico che io avevo messo, tu vedi che Sì, sotto c'è siamo sempre questo. con la tua condivisione, Francesco, prego. Perfetto. Allora, vedete che sull'S&P, ad esempio, tanto per fare un esempio, c'è questo modellino che io ho chiamato Heisenberg dal nome del protagonista di Breaking Bad, ok? E questo modellino è molto semplice e vedete che ancora adesso è entrato long a novembre, l'ultima volta, ed è ancora long. Quindi è chiaro che in questo momento è inutile andare a dire ma diventerà short prima o poi, quando diventerà short chissà che cosa succederà. Io lì sono completamente d'accordo con Tony, cioè tu Varenne lo devi sempre puntare, la volta che tu punti sulla rottura di Varenne devi sapere che le tue probabilità di perdita sono altissime. E questo è una cosa molto chiara, no? Quindi concordo sul fatto dei dati economici e del fatto che adesso ci sono dei dati economici positivi, ma per favore, usciamo da questa banalità che statisticamente è una bufala grande come un pianeta del ciclo economico come, tra virgolette, trading system di lungo periodo del mercato. Se vuoi io te lo dimostro che è una bufala incredibile. Sono Fattore. d'accordo con Allora, prima lui. Fran Assolutamente Ok. d'accordo con lui. Sta salendo in maniera subdola, subdola. Allora, ciclo ufficiale USA. Intanto chi è che determina il ciclo ufficiale USA? L'NBER, che è il National Bureau of Economic Research, che è un organismo apparentemente indipendente, che dice con dei mesi, con un lag temporale enorme di ritardo, ti dice siamo entrati in recessione. Ad esempio, l'ultima volta ci ha detto in giugno del 2020 che a febbraio eravamo entrati in recessione. Utilizzo concreto di questo segnale, zero, perché è completamente out of time. Ma anche ammettiamo che l'NBIR ci dia in tempo reale il dato di entrata e uscita dalla recessione. Allora, la logica vorrebbe che tu dici, beh, allora io che cosa faccio? Sono super smart, vendo tutto quando sono in recessione e ricompro appena siamo usciti dalla recessione. Vediamo cosa sarebbe successo. Intanto questi sono i cicli di espansione, quelli bianchi, e di recessione USA dal 1900 ad adesso. Quella che è verde che vedete in mezzo
non è altro che la regressione lineare dei cicli di espansione, che vedete che progressivamente tendono ad allungarsi. Questo per farvi vedere come in realtà le banche centrali controllino sempre di più e sempre più profondamente il ciclo economico. Allora, immaginiamoci questo investitore che fa quello che ho detto prima. Se parte nel 1928, in questo momento l'investitore, che è quello blu, batte il mercato. Ma perché lo batte? Perché accumula il vantaggio soltanto in due recessioni, quella del 28-32 e quella del 2008, dove effettivamente vince. Se già noi prendiamo il discorso dal 1950, in questo momento una strategia buy and hold batte l'investitore intelligente. Vedete che tra l'altro la ripresa c'è stata tutta proprio nell'ultima recessione, dove a fronte di una fase recessiva che l'NBIR non ha ancora determinato come terminata, in realtà il mercato è salito ed è salito tantissimo, come abbiamo visto. Non è frequente che questo accada, anzi, devo dire che in questi termini è stata la prima volta in cui è accaduto. Se lo prendiamo dal 75 al 2021, vedete che c'è stato solo un punto vero di vantaggio, che è stato quello determinato dalla recessione del 2008, ripeto, ammesso e non concesso che loro ce l'avessero detto in tempo reale, cosa che non è vera. Quindi quello di legare l'investimento azionario al ciclo economico per come è determinato ufficialmente è un fake tremendo. I numeri lo dimostrano che è un fake. Poi vediamo se vogliamo parlare anche dei cicli, andiamo avanti. Torniamo da Francesco perché ci eravamo lasciati in pending con alcuni cicli e quindi alcuni modelli che possiamo andare subito a condividere e ti ringraziamo ancora una volta per appunto farlo qua con noi di visiontv.info. Francesco, a te nuovamente la parola per quanto riguarda appunto stagionalità, vedo ottobre-aprile, il confronto statistico. A te. Esattamente. Facciamo una specie di trading system temporale, uno che compra all'inizio di ottobre e vende alla fine di aprile e un altro che invece compra all'inizio di maggio e vende alla fine di settembre. Queste sono le due equity lines, vedete che è nettamente migliore quella della stagionalità che va da ottobre ad aprile, quella della stagionalità, diciamo così, primaverile estiva. Si è ripreso soltanto nell'ultimo periodo, grazie anche al supporto delle banche centrali che hanno evitato accuratamente qualunque tipo di calo importante. Però comunque è una stagionalità che direi che ha un imprinting molto chiaro. Se invece guardiamo più avanti, questo è tanto per far vedere la differenza livelli di performance delle due modalità, quella di ottobre-aprile, guardate, ha un profit factor di 4,82, quella di settembre 1,48. Se uno compra a inizio ottobre, vende a fine aprile, vince 22 anni sugli ultimi 26. Se uno invece compra all'inizio di maggio, vende a settembre, vince 17 anni sugli ultimi 26, che non è male, perché comunque sia un profit factor con i controfiocchi, questo qua in ogni caso. Ecco, però se andiamo avanti invece, andiamo a vedere un po' più in là del nostro naso. Guardiamo due cicli importanti e vediamo non il 2021, ma io voglio già parlare per un attimo, solo per un attimo, di quello che ci aspetta alla fine di questo movimento, cioè nel 2022. Allora, facciamo parlare i numeri perché le opinioni stanno a zero e non servono a niente operativamente. Ci sono due cicli che impattano il mercato in questo senso: il ciclo dei 7 anni, che è quello che vedete, che è arrivato all'anno 7. L'anno 7 è un anno positivo, non è il più positivo di tutti. Ha una media sull'S&P di rendimento dal 60 al 2020 del 5,08. Ci sono altri anni come l'anno 3, che sarebbe stato il 2017, e come l'anno 6, che era il 2020, che sono molto più positivi. Però è ancora un anno positivo. Qual è l'anno negativo di questi? Guardate, l'anno 1. L'anno 1 quale sarà? Il 2022. Anche l'anno 2 è bruttino,
però meno brutto. L'anno 1 ha delle performance veramente notevoli. Poi c'è il ciclo presidenziale americano. Noi siamo nell'anno 1 del ciclo presidenziale americano e quindi quello che ci aspetta dopo l'anno 1 sarà l'anno 2. Se guardiamo l'andamento statistico dell'anno presidenziale americano, vediamo che l'anno peggiore dei 4 anni del ciclo presidenziale è proprio l'anno 2. Quindi l'anno prossimo, nel 2022, noi avremo una simpatica convergenza tra l'anno peggiore del ciclo dei 7 anni e l'anno peggiore del ciclo dei 4 anni. Ovviamente non succederà niente, ovviamente le banche centrali faranno salire vasti mercati. Però secondo me è interessante perché? Perché è un segnale che arriva in un contesto ciclicamente favorevole, come quello di adesso, che è ancora in maniera fortemente favorevole anche dal punto di vista ciclico, se uno va a attaccare lungo, medio e breve periodo, e invece arriva in un contesto ciclicamente sfavorevole, come sarà quello che arriverà nel 2022, da un certo momento in avanti, ecco allora i segnali negativi possono avere un impatto diverso. Questo secondo me è una semplice, come posso dire, guardare oltre la collina, no? In questo momento è tutto rosa, deve essere tutto rosa, l'abbiamo detto sia Tony che io. Dobbiamo sfruttare questo tipo di situazione. Ci saranno delle correzioni tra maggio e settembre, perché quello è il periodo stagionalmente più sfavorevole dell'anno ed è impensabile che non ci siano delle correzioni, ma non vanno shortate, a meno che non ci sia qualcosa di clamoroso, ma vanno utilizzate per andare a fare buy the dip e andare ancora nella direzione del trend. Per il 2022, e lo dico già adesso, così almeno siete testimoni di questo, io credo che sarà un anno diverso. Torno, facciamo così, torno da Francesco Caruso con la condivisione del monitor. Francesco, diamo tutto il tempo a così qua che stai tornando da te perché sicuramente possiamo vedere alcune cose interessanti. Lo ricordiamo www.ciclemercati.it, ultime release, ultimi aggiornamenti sul sito piuttosto interessanti. Noi avevamo avuto una chiacchierata privata ieri pomeriggio, io mi sono andato un po' a scuriosare tutto quello che è il sito, tools interessanti, quindi invitiamo tutti coloro che sono all'ascolto a poterlo e a doverlo visitare se vogliono. Francesco, torno da te. Asset Allocation, ultime chicche in questa puntata, davvero Sì, due ricchissima cose di contenuti. flash, euro, scusami, gold, il mio Heisenberg conferma quello che dice Tony, è entrato long settimana scorsa, in questo momento sta mirando verso l'area del 1800, che secondo me corrisponde poi più o meno a un superamento eventuale di 1,20-1,20,40 dell'euro-dollaro, perché se tutte e due dovessero passarlo, probabilmente il gold fa un altro scalino e va verso l'area del 1890, che è la sua vera resistenza, 1890-1900, e l'euro-dollaro può andare verso il 1,22. Fine. Invece, volevo a questo punto passare un attimo al discorso. Ecco qua, sono riuscito. Questo è il nostro motore grafico, stavo facendo vedere appunto qui l'euro-dollaro. Ma secondo me una cosa che può interessare ai nostri amici è come sono posizionati dei portafogli che ragionano solo su base algoritmiche e quindi non c'è nessuna discrezionalità. Noi ne pubblichiamo 26, io ne ho presi 20, un po' a casaccio, e ho messo un asset allocation del 5% ciascuno su 20 di questi portafogli. Allora, questa è l'equity line del 2007, che non è una cosa così stravolgente. Vedete, questi sono i rendimenti annui. Si tratta di portafogli che fanno operazioni, pochissime operazioni, alcuni nessuna, perché alcuni sono passivi, alcuni addirittura nessuna. Vedete che abbiamo una media del 7-10% all'anno, ma quello che conta è che i drawdown sono stati tutti molto contenuti e ripresi subito molto presto. Ora, in questo momento vi faccio vedere due cose che sono significative. Intanto come sono allocati. Allora, questo è allocato 5,75% in cash, 33,25% in bond governativi, 1,75 in emerging bond, 12,88 in high yield, 42,45 di equity, 3,18 di oro, ma l'oro salirebbe se ci fossero dei segnali, anche in maniera abbastanza importante e a discapito dell'equity in parte, per la dinamica e la struttura,
dei portafogli di modello, ma la cosa più interessante viene dall'analisi della regressione lineare della equity line di questo portafoglio, dove vedete che funziona come un oscillatore. Lo dico per Tony, ma anche per chi fosse un geek dell'analisi tecnica, è un po' come una Koppock guide, ok? Quindi ha delle giunture di acquisto che sono i punti dopo i quali la performance dei modelli migliora e ha ovviamente anche dei punti dove rallenta. Non è che si ferma, però rallenta. E noi stiamo arrivando addirittura al livello più alto degli ultimi 15 anni di questa regressione lineare. E quindi quello che io mi aspetto molto semplicemente, non da adesso, oggi o dal prossimo mese, ma in generale, che prenda corpo nella seconda metà dell'anno è un rallentamento del traino della creazione di performance di questi modelli, che non può che essere dovuto, per la logica che abbiamo detto dall'inizio della trasmissione, a un rallentamento o a un movimento choppy, comunque una lateralizzazione abbastanza importante della parte equity, che quindi levi creazione di performance ai portafogli. Bene, io ho finito, non Veramente. so se. Francesco, che dirti? Grazie davvero di cuore per essere stato qua con noi, super ospite quest'oggi, grazie per tutte le indicazioni e per tutte le analisi che hai mostrato appunto qua in diretta. A me non resta che augurarti un buon lavoro e invitarti prossimamente sempre da noi qua. Grazie, è stato un grande piacere, vi ringrazio anche per il tanto tempo che mi avete dedicato, anche a Tony che mi ha sopportato lungamente in questo caso. E quindi spero che ci rivediamo tutti presto. Buon trading a tutti. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.